Oggi parliamo di valori, o meglio di come nel capire chi siamo, nel superare la crisi esistenziale, sia importante a un certo punto fermarsi a riconsiderare i nostri valori. Che cosa sono i valori e soprattutto impariamo a distinguere tra valori e convinzioni, perché per alcuni versi potrebbero sembrare la stessa cosa. I valori sono ciò che per te è importante, quei sistemi di riferimento ideologici, mentali, che condizionano il tuo comportamento e che ti spingono a fare o a non fare delle cose. Quindi i valori sono quello che per te è importante. Le convinzioni sono quello che per te è vero o non è vero, quindi determinano ciò in cui credi, ciò che credi possibile e determinano il giudizio che dai a quelle cose che ritieni possibile. Ok? Oggi però non affrontiamo le convinzioni, ma i valori, come vi dicevo prima. Ed è fondamentale per un soggetto in crisi iniziare a fare una panoramica, una lista dei propri valori. Se la crisi è una crisi esistenziale, se stai cercando di capire in che direzione andare per essere felice, è fondamentale avere ben presente quali valori dovrà soddisfare il tuo futuro perché tu sia felice nel tuo futuro. E allora iniziamo con una semplice lista. Cominciamo a scrivere in brainstorming una lista di valori, così senza neanche stare tanto a soffermarci. Amicizia, famiglia, denaro, potere, qualsiasi sia per te il valore, il tuo sistema di riferimento è solo ed esclusivamente tuo. Voglio dire che ricchezza è un valore per te, magari per un altro no. Che primeggiare o essere il migliore per te può essere un valore, per un altro no. Così come per qualcuno il valore può essere la solidarietà, la carità cristiana, e per altri questa può essere una fesseria. Quindi il valore è soggettivo. Non falsare la lista che tu scriverai e soprattutto le priorità che darai. Decidi il valore in base a quello che per te, per la tua mappa, per la tua esperienza è importante, altrimenti soddisferai il futuro di qualcun altro. Una volta che hai scritto almeno una ventina di valori, comincia a selezionare i primi 10 valori importanti. Quindi su 20 valori, 10, se non ce la fai, dici, ad arrivare a 20, almeno arriva almeno a 15. Sforzati, ma metti giù 15 elementi. Competenza può essere un valore, le sto proprio improvvisando insieme a te, ecco. Conoscenza può essere un valore. Ricerca spirituale può essere un valore, per me lo è, per esempio, ma valore, ribadisco, può essere anche competizione, può essere qualsiasi cosa. Tu metti giù 15 voci, togli le prime 5 e ne rimangono 10. Questi 10 sono ancora un po' tante, quindi evidenzia con un pallino a fianco 5 di questi valori. E poi questi 5 primi valori che hai evidenziato, quelli che per te sono più risonanti, devono andare in un ordine cronologico di importanza, non cronologico, chiedo scusa, di importanza, ovvero qual è il valore dei 5 meno importante, l'altro, il quarto, il terzo, una classifica vera e propria. Componi una classifica dal quinto posto al primo posto. Benissimo. Dopodiché ti prendi qualche minuto per riflettere, riguardi tutto, ti chiedi se stai rispondendo alla tua parte più vera e più spontanea o se stai rispondendo a un condizionamento, se stai scrivendo i valori di quella persona che qualcuno vorrebbe che tu fossi. No, oggi devi scrivere i valori di quello che sei o che vuoi essere, altrimenti la crisi non passa. Una volta identificati i 5 valori e poi identificati il primo, il secondo, il terzo, sei già più vicino e saprai che qualsiasi cosa diventerai e farai dovrà rispettare categoricamente la soddisfazione, il soddisfacimento di questi 3 valori, soprattutto del primo e poi del secondo e anche del terzo. Se ciò non accadrà, sarà difficile per te uscire dalla crisi e uscire da questo senso di confusione, di stress, di smarrimento. Ma vedrai che sarà facile, vedrai che ci sarà una coerenza interna in questo lavoro.
E il lavoro stesso ti aiuterà a definire meglio in che direzione devi andare. È chiaro che poi dopo ci saranno delle convinzioni da sviluppare, ci saranno dei comportamenti, delle capacità da acquisire, un ambiente nuovo in cui muoversi probabilmente, ma sarà un lavoro in discesa, perché se non parti dai valori non vai da nessuna parte. Buona vita, buon tutto, buon destino e alla prossima. Mi raccomando, un mi piace e iscriviti al canale per avere aggiornamenti.